Buongiorno amici, siamo di nuovo qui, oggi una bella giornata, c'è ancora un po' di sole, quindi cerchiamo di utilizzare questa bella giornata per fare una bella ricetta facilissima. Da oggi cercherò di parlare meno, visto che la gente fa quanto parli, ma che volete di più? C'avete cena con spettacolo, senza pagare niente, gratis, per cui. Quindi farò delle ricette facilissime, semplicissime, momento, facilissime perché lo faccio io, semplicissime perché ovviamente io non è che invento le ricette tutte quante, scopiazzo andando in giro spesso a cena, a pranzo, in giro per le trattorie romane di una volta, scopro i segreti delle vecchiette, elaboro, le rifaccio e praticamente ve le riporto. Dopodiché ognuno dice che c'ha la ricetta originale, io ne ho originale, è una ricetta buona. Se la fate più o meno sono cose che già farete, ma io vi do sempre qualche piccola indicazione. Che faremo oggi? Che faremo oggi? Pollo con i peperoni, lo so, sembra, vabbè, ma pollo con i peperoni lo faccio io. Io oggi vi dico come si fa a Roma nelle trattorie, nelle bettole, nelle cose delle vecchine dei 100 anni. Ci sono piccoli accorgimenti, qualcosa ce la mette anche Vinci Cook, perché sapete benissimo che ci metto qualche spezia magari in più, perché la buona sorellella, la bravissima sorellella la faceva semplicissima, era buona, ma il pollo della volta era una cosa, i peperoni della volta era una cosa, l'olio della volta era una cosa, oggi è tutto sofisticato. Quindi per fare un po' di sapore, che a quei tempi c'era, perché il pollo era ruspante, ruspava sull'aia e mangiava, oggi non ci stanno più i polli, per cui tocca aggiungere qualche sapore in più. Quindi copiamo la sorellella, ma ci mettiamo qualcosa di buono. Famo subito quattro cose, ve le dico, ma seguite i passaggi che vanno fatti. Allora ragazzi, cominciamo. Chiaramente per fare il pollo con i peperoni ci vuole un pollo e i peperoni. Che ve lo dico, qua cercate di trovare un pollo buono, cioè se conoscete il contadino andate appresso, fregategli una gallina, un pollo, qualcosa, scappate, oppure glielo pagate, perché ormai i polli buoni non ve li danno più, si mangiano loro, e nelle grandi catene, nelle filiere ci stanno questi poveri polli che praticamente si sa che sanno. Quindi che ve lo dico, fa comprate un pollo quanto meglio possiate trovarlo in giro e dategli una bella controllata e che Dio ce la mani buona, però buona ricetta sicuro è. Allora, diciamo che ci vuole un pollo, adesso faremo a pezzettini e non vi faccio vedere come si fanno i pezzettini del pollo, lo saprete tutto quanto. Poi ci vogliono chiaramente dei peperoni gialli rossi, stiamo a Roma, giallo rosso, poi se qualcuno è laziale se cazza e che devo fare, i peperoni gialli bianchi, bianchi e celesti ne fanno, per cui dovete per forza comprare rossi e gialli, poi e verdi, pardon, ci sono anche i verdi, per cui serviranno pollo, i peperoni, poi una cipolla, mo vi dico come, poi serviranno dei pomodori da sugo, quindi o avete i pomodori da sugo o vi comprate in barattolo, non lo so quale barattolo, non ho gli sponsor per colpa vostra, per cui un pomodoro in barattolo purché sia sfragnabile, quindi così. Ci vuole una cipolla, in questo caso io ho la cipolla di Tropea che è ancora più buona, per cui ce la metto, un po' di vino, che sia rosso o bianco non ce ne frega niente, basta che è buono perché dopo va messo, qualche cipolla, qualche aglio, ecco qua, aglio fresco, e olio, sale e pepe, che vuol dire che fa, ma a un certo punto di tutto questo andranno ad essere inserite negli ingredienti le solite spezie di Vinci Cook. I Vinci Cook, vi prego, come dicevo prima, il pollo oggi non sa più della mazza, quindi se ci mettete qualcosa che esalta il sapore, mangiate il pollo con i peperoni, ci stanno mille ricette, pure dei francesi che fanno il pollo dei peperoni alla romana, andate a vedere quelli, alcuni non vi dico che cosa fanno, io vi dico come si bagna nelle bettole romane, che è quello di tanto tempo fa. Dopodiché ci si mette qualcosa in più per esaltare, seguito, sentite a me, fatelo con, fate due casserole, una come si fa normale e una con le cosette che vi dice Vinci Cook. È un altro mondo, ok? Sperimentatelo, poi mi mandate a quel paese oppure vi scrivete, ti faccio gli applausi. Detto ciò, le spezie che dovete trovare, se ce l'avete fresche, ancora meglio, se non ce l'avete fresche, comprate le secche, fatevi fare, ma io invece dei fiori mi farei una bella sfilza di tutte spezie, perché oggi, ripeto, i sapori non sono più quelli della volta. Quindi le spezie che serviranno sono salvia, ecco qua,
rosmarino, e lui che vuol dire che fa, ci stanno, però dice, ma io ci avevo detto, ok, tocca a mettere, benissimo, poi leviamo la salvia, che c'avevo qua? Questo è, allora questo è origano selvatico, io ce l'ho e ce lo metto, se ce l'avete, visto che c'è comunque il pomodoro, ci si mette, se non ce l'avete, non ce lo mettete, mettete un po' di origano dell'altro genere. Poi c'è basilico serve perché essendoci il pomodoro ce lo mettiamo, e poi spezia che io amo tantissimo è il timo non al limone se ci potete, normale, perché ragazzi dà un sapore che esalta, in più dà una sapidità al pollo che se no non c'è, punto. Detto questo, andiamo a preparare. Allora, le ricette si dividono in due, perché nonostante dice vabbè, ma il pollo e i peperoni, metti i peperoni dentro al pollo, no, perché se tu metti tutti i peperoni dentro al pollo e li fai cuocere insieme, alla fine del peperone ci rimane soltanto la buccia e il peperone se ne va tutto via. È vero che il sapore è quello, ma se devi mangiare pollo e peperoni, i peperoni non stanno, non ci stanno più, perché si sono spregnati, evaporati e svampati. Quindi dovete cuocere il pollo e poi i peperoni. Poi alla fine li mettiamo insieme per dare tutto il sapore, ma non tutto insieme all'inizio, perché sennò non va bene. Tutto facile, ci vogliono 5 minuti, basta che sto di un sacco di cazzate, per cui seguitemi e ma ci vuole un attimo. Adesso io intanto vado a rompere il pollo e noi vi faccio vedere come si rompe il pollo, tagliandolo a pezzi come vi pare a voi e tutto. Nello stesso tempo vado a cuocere peperoni e pomodori dall'altra parte. Io rompo e intanto voi preparate due pentole. Eccoci qua, allora abbiamo messo sul fuoco intanto a preparare i nostri intrulli. Chiaramente a me mi piace l'aglio, per cui vedrete che praticamente l'aglio ci sta, che vuol dire che fa? L'aglio c'è. Il peperoncino ce lo mettiamo e qua ci mettiamo il pollo. Qua invece stessa cosa, un'altra padellina, ci abbiamo messo invece la cipollina di Tropea in questo caso, ma se non ce l'avete Tropea, piatela di Milano, di Roma, di Firenze o di quello che vi pare, rossa, bianca, verde o quello che vi pare, e qua ci andiamo a mettere i peperoni e il nostro pomodoro, ok? Andiamo a vedere. Allora, se il pollo che avete comprato è molto grasso, levate un po' di pelle, levate un pochettino del grasso che sta intorno al sederino, al culetto, e per cui appena il fuoco sale un pochettino, l'olio viene a temperatura bello, mettete il pollo e gli fate dare una bella rosolata. Nell'altra padella, quando l'olio sale di temperatura, abbiamo messo i nostri peperoni bianchi, rossi e verdi, quelli che trovate, e li mettete a soffriggere. Facciamo soffriggere, aspettate a mettere il sale, perché il sale tira fuori l'acqua di tutto quanto. Quindi se mettete adesso il sale sui peperoni, comincia a tirare fuori l'acqua e si abbassa la temperatura. No, devono soffriggere. Allora, se siete andati a trovare nonno in campagna, gli avete portato i fiori, nonno, ti ho portato i fiori, intanto gli fregate un pollo di quello che lui fa razzolare nell'aia che poi mangiassero. Stamattina mi hanno fregato un pollo, dice nonno, è pieno di faine che vengono, i lupi che si fregano i polli. Intanto siete tornati a casa con un pollo bellissimo come l'ho preso io. Quindi, senza togliere tanta pelle, lo mettete a rosolare e quando siamo ancora a una rosolatura, non questa ma fra un po', ci mettiamo dentro il vino. Poi metteremo sale, pepe e tutto il resto. Non mettete il coperchio perché in questo momento deve svampare. Se maneggiate il pollo, mi raccomando, ricordatevi, il pollo può averci dei problemi. Quindi se tutto quello che usate per tagliare il pollo, affettare il pollo, poi non ci tagliate la roba fresca e ve la mangiate. Il pollo va cotto perché dentro ci possono essere delle cose, dei batteri, poi vedete che sto di tutto questo. Quindi se siete andati a casa del nonno, gli avete portato i fiori, e il nonno ti porta il fiore, intanto gli avete fregato il pollo dell'aria, allora va bene. Quindi conoscete il pollo tutto quanto, se no nonno si incazza perché dice mi stanno a fregare i polli, non mi accorgo chi è, e ci stanno le faine, i lupi, quindi tornate a casa e avete un bel pollo come questo che ho trovato io invece, bello ruspante da ancora da dire. Detto questo, mi raccomando, lavatevi le mani e lavate tutto quello che avete usato per tagliare il pollo. Quando è cotto è buono, punto. Prima del vino io nel pollo ci metto un pochettino di aceto. Allora, contemporaneamente pollo e peperoni, facciamo due operazioni. Nel primo, nel pollo, ci mettiamo un bel bicchiere di vino. Rosso, bianco, quello che vi pare. Mentre invece nei peperoni ci mettiamo i pomodori. Vi ricordate che i pomodori, ho detto, scegliete quelli che vi pare, basta che si spragnano dentro cosa? Perfetto. Metto questi.
è ancora presto per il sale. A questo punto dobbiamo aspettare che i pomodori tirino fuori la loro acquetta, quindi è inutile aggiungere acqua o sale. Il sale lo mettiamo dopo. Se il vostro pollo è molto grande, intaccate i cosci, così si cuoce anche dentro, se no per trovare il pollo cotto fuori e dentro il crudo. A questo punto, e solo a questo punto, mettiamo le erbette. Mentre il basilico lo mettiamo dentro i peperoni con i pomodori, dentro al pollo ci mettiamo la salvia e tutte le altre spezie che vi avevo detto prima. Mettete l'intero, tanto che così siamo più facilmente lo tiriamo fuori. Se mettete il rosmarino all'inizio quando soffrisce, nella foga che fa soffrire bruciamo il rosmarino e poi tutto è bruciato. Messo adesso il rosmarino non si brucia e rilascia tutti gli aromi. Sono queste le tecniche che purtroppo dalle vecchine romane si imparano, che se no ci vuole poco a mettere lo sbarino prima o dopo gli sono uguale, no, non è uguale, è un'altra cosa. Abbassiamo il fuoco a tutti e due e lasciamo cuocere per un po' di tempo. Quando è cotto e che ne so io, dipende dai peperoni che avete comprato, dal pollo che avete comprato. Quando sta lì quasi a tre quarti di cottura, ammischiamo tutto, come si dice a Roma, prima no. Mi raccomando, a questo momento potete mettere anche il sale e il pepe QB, quanto vi pare, anzi QP, quanto vi pare. Sale e pepe. Mi raccomando, non mettete l'acqua dentro i peperoni, perché adesso mettete il coperchio, i peperoni col sale tirano fuori l'acqua. Allora, quando i peperoni sono quasi cotti, quasi, quando il pollo sta là, mischiamo tutto, quindi i peperoni danno il sapore al pollo e il pollo dà il pollo il sapore ai peperoni. Mischiato tutto, uno spettacolo. Togliete il coperchio, quindi a quel punto evapora tutta l'acqua che ha tirato fuori il pollo, fate restringere un po' e poi si andava a mangiare. La nostra ricetta è finita, il pollo è cotto, guardate che splendore, profumo, buonissimo. Tornate a trovarmi, pollo che i peperoni alla romana, cioè che bodica fa, che buono, dovete farlo esattamente come ho detto io. A proposito, iscrivetevi qua in basso a sinistra, sì, clicchi iscritto e mettete la campanella, mettete qualche like, che cazzo la vola, se no, cioè due like ogni volta che non vi piaccio, allora che cavolo mi avete a fare? Andate a vedere quelli morti da sonno o quelli da Milano che fanno il pollo e pepe cacciatura romano.